Eccoci, benvenuti ad una nuova puntata di Pocket News. La dedicheremo completamente al caso Novak Djokovic. Il serbo, lo sapete, ha perso il ricorso contro la seconda cancellazione del visto. È arrivata nella giornata di domenica, quindi la tanto attesa sentenza della Corte federale australiana, ma soprattutto ha dovuto dire addio a Melbourne, all'Australia e al sogno di conquistare il suo decimo slam in terra australiana. Titolo che gli sarebbe valso, insomma, la possibilità di scavalcare Roger Federer e Rafa Nadal nel computo totale degli slam, perché lo ricordiamo, tutti i big three in questo momento sono a quota 20. Un caso quello di Novak Djokovic, o meglio Novax Djokovic come lo hanno ribattezzato i media, che ha tenuto banco a livello internazionale, si è inserito naturalmente appunto nella diatriba Vax Novax, ma soprattutto ha scatenato anche delle questioni di carattere ideologico, etico. Sono quelle che certamente ci interessano di più e che cercheremo di approfondire con l'aiuto del nostro ospite Vincenzo Martucci, 34 anni, a scrivere di tennis sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ma immagino che un caso così non ti sia mai capitato. Vincenzo, benvenuto naturalmente qui alle Fonti e grazie per essere qui con noi. Buongiorno a voi. Sì, beh, certo, una cosa del genere non mi è mai capitata. Spulciando con l'aiuto di qualche statistico nel passato, ho ritrovato che nel 99 agli Australian Open è successo che il numero uno nel tabellone, che era Marcelo Rios, cileno, era saltato all'ultimo momento a tabellone già formulato proprio come adesso, ma si era fatto male. E quindi è già successo, l'ultima volta almeno è successo sempre in Australia, ma certamente questo è un caso clamoroso, irripetibile, assurdo, anche vergognoso, non solo per Djokovic ma per il tennis tutto. Ecco, con questo caso Djokovic insomma, ha messo fortemente a rischio la sua credibilità, ma secondo te possiamo dire che ecco, questa cosa che è successa così grave, come l'hai giustamente definita tu, possa rappresentare la pietra tombale sulla carriera di Novak Djokovic ad altissimo livello? Dunque, io credo che lo rivedremo, credo che lui, per il carattere che ha, per la forza che ha sempre avuto, per la capacità di rovesciare qualsiasi situazione anche drammatica in campo come fuori, non dimentichiamo i famosi match point, l'ultimo incredibile contro Federer a Wimbledon. E lui è riuscito a risalire la corrente e a raggiungere e superare virtualmente i due più grandi tennisti di sempre, Federer e Nadal. Insomma, io credo che lo rivedremo ad altissimo livello. Non so se rivincerà ancora. Penso che questa sia una seconda grande mazzata dopo quella degli US Open, quando fu espulso. Non dimentichiamo che questo grande campione di tennis è stato già espulso un'altra volta, questa volta dalle autorità per la questione del visto agli US Open, perché per un gesto di stizza colpì un giudice di linea con una pallata. Quindi per lui le situazioni cominciano a essere un po' complicate, anche per una forte personalità come la sua. Fra l'altro, anche come rappresentante di questo nuovo sindacato in antagonismo all'ATP classica e tradizionale, quindi il suo ruolo di difensore degli oppressi, dei poveri, il suo ruolo, diciamo, di uomo libero che comunque lotta contro le cose, con questa storia nella quale sono venute fuori dei suoi comportamenti che lui ha chiamato errori ma che ha dovuto ammettere, io credo che sia una grossissima batosta, ma credo anche che lo rivedremo. Ecco, con il tuo intervento giustamente, Vincenzo, hai sottolineato l'ambivalenza dei grandi campioni, di un grande campione come Novak Djokovic, che, lo ricordiamo, è il tennista generoso che ha donato tra l'altro anche 1 milione di euro all'ospedale di Bergamo proprio nel periodo di massima crisi della pandemia, manifestando una volta di più anche il suo affetto, il suo amore nei confronti dell'Italia e del nostro paese. Però è anche il tennista che appunto ha dichiarato di aver contratto il virus a dicembre, in quello
lo stesso periodo non ha per niente rispettato le regole di isolamento, di distanziamento, ma anzi ha partecipato in quei giorni a un evento tennistico giovanile, scattandosi foto con i ragazzi senza mascherina, ha rilasciato la famosa intervista all'Equipe che lo ha un po' inchiodato. Quindi ti chiedo proprio questo: chi è Novak Djokovic veramente? È il campione generoso, istrionico, che ci ha fatto divertire con il suo tennis, oppure un uomo che ormai è completamente accecato dalla mania di grandezza e di onnipotenza? Purtroppo è un po' tutte e due. Lo è sempre stato, e questo è il motivo per il quale la gente, non capendolo, non riuscendo a mettere insieme quegli occhi un po' spiritati che faceva in campo, quelle reazioni strane di un giocatore vinto, stanco, ferito, che poi all'improvviso si trasformava e rovesciava completamente le partite, facendo pensare a molti che fosse stata una finzione quella precedente, non un sistema per caricarsi. Lo stesso personaggio, come dicevi tu, generoso, capace anche di essere uno showman, non dimentichiamo le sue imitazioni dei grandi campioni, la sua amicizia con Fiorello, la vicinanza con l'Italia, la sua simpatia, la sua grande intelligenza. Lo stesso personaggio è poi questo che abbiamo visto purtroppo in Australia, già il fatto di partire per ultimo il 4 gennaio, quando tutti gli altri colleghi già erano in Australia, fa capire che non era così ovvia la sua partecipazione, e non era così sicura neanche con la fantomatica esenzione medica, che peraltro sia Tinley, il boss di Tennis Australia, sia lo stato del Victoria sapevano bene essere prerogativa solo dei residenti australiani, così come il governo australiano aveva ribadito più volte con delle lettere ufficiali. Quindi insomma, ci hanno provato un po' tutti insieme. Capisco in qualche modo l'organizzazione del torneo e lo stato del Victoria, che con l'arrivo di Djokovic avrebbero incassato delle attenzioni e soldi. Capisco anche in qualche modo la voglia di Djokovic comunque di competere, di gareggiare, di essere presente nel torneo che ha vinto 9 volte e 3 volte consecutive, cercando di raggiungere i 21 slam per battere ancora di più Federer e Nadal. Però obiettivamente questo suo comportamento fa venire in mente tutte le cose che hai appena detto, e la sua, diciamo, la sua rincorsa al famoso GOAT, cioè al più grande di tutti i tempi, si ferma bruscamente. Un grandissimo campione, uno dei campioni più forti che abbiamo mai visto, che però non è stato come uomo, almeno agli occhi di noi comuni mortali, l'uomo che avremmo voluto vedere. L'esempio che invece sono stati, non compiutamente, non completamente, ma comunque sono stati in molti comportamenti, sia Federer sia Nadal. Ecco, tu citi una parola chiave in questa vicenda, cioè l'esempio. Perché, ed è importante sottolinearlo, come nella sentenza della Corte federale australiana sia stato proprio messo in evidenza questo punto, che la permanenza di Novak Djokovic in territorio australiano non avrebbe fatto bene, diciamo, alla popolazione, avrebbe scatenato, alimentato un sentimento no-vax. Djokovic quindi non sarebbe stato di buon esempio, soprattutto per i giovani. Ricordiamo tra l'altro che il popolo australiano viene da 9 mesi di lockdown e che tanti sacrifici ha fatto per superare questo momento critico della pandemia con la variante Omicron, poi ad altissima diffusività. E qui veniamo al punto, cioè secondo te i grandi campioni che hanno appunto questa rilevanza, questa eco mediatica, devono essere di buon esempio per la popolazione, per soprattutto i ragazzi più giovani? E te lo chiedo anche a partire da alcune interessanti parole che aveva rilasciato Diego Armando Maradona. Le possiamo vedere anche in grafica. Maradona che aveva detto: quando fui arrestato a Buenos Aires, qualcuno che conta mi ha detto: e adesso che cosa dirò a mio figlio? Non gli passava nemmeno per la testa che l'esempio per suo figlio dovesse essere lui e non un giocatore di pallone. Come rispondiamo? Ecco, i grandi dello sport, del tennis, del calcio, hanno questa funzione di esempio oppure no? Guarda, secondo me sì, anche se so che moltissime persone non lo pensano come me, e ho l'impressione che quelli che dicono il contrario lo facciano soltanto per farsi notare. Grandi personaggi magari
grandi opinionisti o famosi opinionisti, diciamo così, grandi fisicamente come figure, ma diciamo persone che in genere non si occupano di sport, non capiscono che la forza dello sport è anche questa. Lo sport ha questo grandissimo compito, soprattutto in una società che ha perso molti dei suoi valori, dalla religione all'appartenenza a un partito, a un'ideologia, e tanto altro ancora. Ha perso tante cose in cui credere, e secondo me invece lo sport ne ha ancora tantissime da raccontare. E da dare, può essere un punto di riferimento non solo per i giovani, ma anche per noi, persone di qualsiasi età, che possiamo, praticando uno sport, possiamo ritrovare e vedere e vivere dei sentimenti, delle situazioni, delle emozioni, che solo nello sport possiamo vivere, perché ci trasmettono qualcosa di diverso. Quindi uno sportivo, un atleta che guadagna milioni di dollari, qui stiamo parlando del fatto che Djokovic forse ha perso 50 milioni di dollari per questo giochino qui dell'Australia, fra perdita di premi diretto, quindi come di perdita, amore, disamore di sponsor, piuttosto che altri sponsor che non vogliono rinnovare o che non vogliono più riavvicinarsi a lui per avvicinare il proprio nome, perché non vogliono farsi pubblicità con un personaggio come Djokovic. E in più c'è un argomento importantissimo che, in un momento così difficile per l'umanità tutta, soprattutto in un paese che sta soffrendo e ha sofferto così tanto come l'Australia, che deve dimezzare da un giorno all'altro gli spettatori per il grande torneo degli Australian Open che è appena cominciato, tu in quel momento lì c'hai una doppia responsabilità, devi pensare a quello che stai facendo, perché se no succede proprio quello che è successo, che la gente vada in piazza per sfruttare anche il momento difficile, il nome stesso di Djokovic, e faccia dei sommovimenti popolari e crei delle situazioni ancora più delicate in una società come quella australiana, che già è dilaniata da mille problemi e che in questa occasione, pur essendo in grandissima difficoltà, alla fine è dovuto intervenire con la sua forza politica, perché di una sentenza politica si tratta, per chiudere una vicenda angosciosa che il tennis doveva risolvere da sé. Sì, ecco, e c'è voluto invece appunto l'intervento della politica, come hai giustamente sottolineato. Una vicenda questa, lo abbiamo ribadito, che ha scatenato il dibattito anche giornalistico e tanti, insomma, esponenti di varie fazioni si sono espressi in questi giorni. Abbiamo tra le varie voci selezionato una particolare, quella di Giuliano Ferrara, che attraverso le colonne del Foglio ha posto insomma, in essere una questione, quella della legge del talento. Leggiamo un attimo le sue parole. L'idea della legge uguale per tutti ha ristretto un eroe dei nostri tempi. Uno non vale uno, specie a tennis, e se in discussione è uno come Djokovic. Ecco, tu che cosa rispondi a chi sostiene questo tipo di tesi, cioè che la legge del talento debba essere superiore addirittura alla legge dello Stato? Ma io, anch'io come Giuliano Ferrara, penso che abbiamo frequentato la stessa scuola, il liceo classico Lucrezio Caro a Roma, lo conosco molto bene, so come la pensa, so che cosa ha letto, molti dei libri che ha letto lui senza sventolarli li ho letti anch'io. Ciò non toglie che questi discorsi trotskisti o di altri personaggi molto totali non mi trovano assolutamente d'accordo. L'essere umano non può essere considerato differente rispetto all'altro essere umano perché è un campione. Il contrario, deve essere esattamente il contrario. Il più ricco, il più forte, il più famoso deve lui porsi a favore e aiutare quello più povero. Tu prima hai parlato della gentile donazione, dell'amore, il cuore di Djokovic nella vicenda di Bergamo. Bene, quindi che cosa ti dice questo? Che volendo il ricco, il famoso, il potente può fare molto. Perché Djokovic avrebbe avuto diritto a un trattamento diverso? È proprio il contrario. E difatti, alla fine, che cosa, per evitare
Per evitare problemi, il governo australiano è intervenuto proprio chiudendo questa vicenda e risolvendo il problema. Voglio dire, io credo che alla fine il governo australiano, che è stato tanto contestato, alla fine ha dovuto evitare qualsiasi dissidio con il boss di Tennis Australia, Craig Tinley, e con lo Stato del Victoria, per motivi politici, perché sono di due partiti diversi, il primo ministro e il governo del Victoria, e perché avrebbe creato nuovi appigli, avrebbe dato nuovi appigli ai legali di Djokovic anche nel secondo appello, così come era successo nel primo. Invece, togliendo di mezzo proprio il fatto in sé, tanta gente si è chiesta: ma perché non mettono in evidenza che Djokovic ha barato o comunque ha fatto degli errori così clamorosi che se chiunque di noi li avesse fatti sarebbe stato cacciato subito dall'Australia? Proprio perché non potevano entrare troppo nel dettaglio, perché questo avrebbe creato anche un automatico jacuzzi agli stessi australiani, a una parte degli australiani, come abbiamo già detto. Però pensa in che situazione si è dovuto trovare un governo, il governo di uno Stato che sta, ripeto, lottando contro il lockdown più duro di tutto il mondo, e sta 2 anni di lockdown, una situazione tragica, con il 90% della popolazione che è vaccinata, con il 97% dei primi 100 giocatori al mondo che sono vaccinati. Il signor Djokovic decide che, poiché lui è il numero uno, lui non si vaccina e lui riesce a entrare lo stesso al torneo e giocarlo malgrado tutto. Bene, io contro quest'idea, scusate, ma sono completamente contrario, non c'entrano le ideologie, non c'entrano gli studi, non c'entra il fatto di voler fare opinione e andare controcorrente sempre e comunque, c'entra soltanto il buon senso, il fatto di vivere in una società che vuol dire rispettare il prossimo. Insomma, sostiene un po' quello che ha detto Adriano Panatta, cioè che Djokovic in questa circostanza si è un po' comportato come il marchese del Grillo: io sono io e voi, insomma. Sappiamo come va a finire quella frase. Vincenzo, io ti lancio un'ultima provocazione proprio di carattere politico. Se il torneo al posto di Australian Open si fosse chiamato Italian Open e se al posto di giocare a Melbourne si fosse giocato a Roma, come sarebbe andata a finire la vicenda? Dunque, io mi auguro fortemente che un presidente illuminato come Angelo Binaghi avrebbe trovato la contromossa e sarebbe stato fermo, come è stato fermo in tante altre situazioni. Io credo che l'Italia avrebbe risposto dando un nuovo esempio, così come l'ha dato in tante altre cose, così come da un torneo che non esisteva più come quello di Roma, da una credibilità che non esisteva più, siamo passati a organizzare grandi tornei come addirittura le ATP Finals, così come abbiamo riportato in auge dei giocatori italiani come non succedeva da più di 30 anni, con 2 tra i primi 10, con la finale di Wimbledon e tutto quello che sappiamo, nomi nuovi come Berrettini, Sinner, Musetti, eccetera. Io credo che il presidente della federazione avrebbe trovato una soluzione e avremmo fatto un'altra bella figura, come continuiamo a fare adesso nel tennis mondiale. Vincenzo, io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento, per averci aiutato, insomma, a fare luce e chiarezza su questa vicenda che ha avuto una portata internazionale, che ha monopolizzato il mondo dello sport e non solo negli ultimi 10 giorni, nella speranza, come tra l'altro ha detto lo stesso Djokovic, che ora la luce si sposti appunto da questo caso poi al campo giocato, a quello che succede effettivamente sul cemento australiano. Grazie ancora per essere stato qui con noi, ospite alle Fonti TV, e naturalmente, insomma, io ti do l'appuntamento poi qui sempre ancora su Pocket News per altri approfondimenti. Grazie a voi. Grazie, allora ringraziamo Vincenzo Martucci, finisce qui il nostro spazio di approfondimento, ora naturalmente una piccola pausa pubblicitaria e poi noi torniamo sempre in diretta.